presente. Presente.
contratto con capitolo di spese esattamente per la condizione giovanile che fa capo al suo assessorato. Se il sindaco, nel momento della votazione della sollecitata delibera, si è reso conto che il suo assessore fosse impedente e contestualmente valorizzato a svolgere la manifestazione di un potenziale, in potenziale conflitto di interesse. Comunichiamo al suo presidente del consiglio, al signor sindaco, che sottoscritto il consigliere, quello che dobbiamo andare a fare relativo alla documenta del giovanile. Va bene. Piccola parte di un complesso sviluppo di città che si chiama rigenerazione urbana.
anni. Evidentemente in Latina non so se sono ancora abituato a questo, o almeno alcune persone di Latina sono abituate a questo, perché ringrazio i consiglieri di maggioranza e gli assessori che, contrariamente a quanto invitano i consiglieri di maggioranza a prendere le distanze, cioè sarebbe stato un atto grave per me che qualcuno prendesse le distanze da quella manifestazione, e non hanno detto nulla, anzi sono congratulati. Ma no, non mi fa tanto piacere questo, ma mi fa piacere tantissime, lo posso assicurare, persone di qualsiasi centro sociale che in piazza mi fermano e si meravigliano di leggere sui giornali le interrogazioni della minoranza su questo rito. Dopo che i giovani di Guerriglia Culturale e il sottoscritto, il giorno dopo l'evento, che è scoppiata la polemica, sì, è vero, su delle parolacce importanti che sono state dette quel giorno in piazza, di loro accetto, sia l'associazione culturale, Guerriglia Culturale, sia l'associazione, sia io personalmente, ho preso distanza dai iscritto, da chi ha detto effettivamente quello che era. Noi ci siamo scusati apertamente con un comunicato stampa molto importante. Questo mio intervento riprende anche un po' il comunicato stampa che ha fatto Guerriglia Culturale. E aggiungo, vado a braccio, insomma, adesso leggo le parti fondamentali, vorrei che pensi entrassero nella rete stampa di chi ha fatto questa interrogazione. Quindi io ritengo che le giovani generazioni possono sprigionare la loro energia in autonomia, senza bisogno delle politiche giovanili o di supporti amministrativi, e lo fanno, cioè, in vari contesti. Succede qualcosa di bello però quando le varie componenti sociali e amministrative di questa città collaborano per canalizzare l'energia e renderla utile, ricercare il massimo rendimento da quello che si fa senza sprecare questa energia o disperdere le forze. Ecco, questo a mio avviso deve essere l'obiettivo di un assessorato delle politiche giovanili che io giornalmente mi sforzo di perseguire. Tutto il resto per me sono chiacchiere da far o chiacchiere di politici che qualcuno non definisce tali. L'analisi che ha fatto nel comunicato per Guerriglia Culturale a me è piaciuta molto, quindi l'ho ripresa questi passaggi di quello che sto dicendo. Poi chiaro, succede che con degli eventi organizzati qualcosa funziona male, come ho detto prima, e succede che è oggetto di attacco mediatico, va bene. Addirittura, però, per questo motivo è stato interpellato il prefetto, io questo andrò a trovare, come ho già fatto invitandolo alla ultima serata di Note a Margine, vi prego di partecipare, cioè domani sera a Nova, al Centro Polivalente, dove ci sarà una brava regista che lavora con i detenuti del carcere fondamentale. Quindi è stato fatto un sopralluogo in questi giorni da parte della polizia penitenziaria per assicurarsi della sicurezza del posto, è stato avvisato il prefetto, è stato avvisato il commissariato, il prefetto è stato invitato personalmente per ragazzi, per l'associazione.
è stata una grande manifestazione, durante tutto il giorno, come dicevo, i ragazzi di Guerriglia Culturale, tutte le associazioni da maggio, hanno fatto il modo di parlare di tutta la provincia, e anche uno, un ragazzo, un signore, un ragazzo di Ancona, writer internazionale, ha colorato quei muri e l'ha resi, insomma, importanti. Come dicono i giovani, è complicato, una dinamica che ci ha fatto molto piacere, perché durante la serata, poi in piazza, una piazza dimenticata, letteralmente ripreso di vita, con le esibizioni di vari artisti, una più talentina, le Cepinas Finest, che stiamo vedendo conoscere già in questa manifestazione, diverse manifestazioni che partecipano questi ragazzi, un gruppo di ragazzi, anche loro giovanissimi, che hanno portato il proprio impoco direttamente da Como, Casi Strani, poi un rapper del calibro di Lord Madness, molto conosciuto nell'ambiente underground, che insieme al collega Dante è venuta per la Latina direttamente da Roma, per, come rimarcano i ragazzi, giustamente l'unica data che ha chiesto il futuro. Scusate, ma io a 20 anni organizzavo concerti con la parola, posso assicurare che propagandare un artista del posto che viene a fare l'unica data in Puglia non è da poco. I ragazzi ci sono riusciti e non hanno preso un euro. Io non capisco questo conflitto di interesse che la posizione mi contesta. E io ritengo che un bilancio è più che positivo della manifestazione, visto che la piazza si è popolata di tanti ragazzi giovanissimi, non solo, venuti soprattutto anche dai paesi limitrofi, in quel luogo che diciamo, non è il massimo dell'aggregazione sia giovanile che dei cittadini, no? E, da precisare infine che siamo convinti che per valutare le azioni e le iniziative esistono due criteri, come riportano i comunicati ragazzi di Guerriglia. Uno è quello del tempo, l'altro è quello del mezzo. A noi dispiace che la prima parte della notte, la prima parte della notte, è quello di avere dei residenti solo rubato dal concerto da Roma, ma siamo convinti che il meglio in questo frangente consistesse nel ridare vita a un luogo che era agonizzante. Siamo convinti che noi, il 27 agosto, insieme a chi vive davvero la periferia, nel senso sociale del termine, ci siamo ripresi in questa città, convinti che prima che sugli artisti improvvisati, come qualcuno scrive, bisognerebbe riflettere sui politici improvvisati. Ringrazio i ragazzi dell'associazione e tutti i ragazzi che hanno sostenuto Guerriglia Culturale per aver messo in piedi l'evento del genere, che per un'associazione composta da alcuni ragazzi di 20 anni resta comunque un'impresa di redentività. Quello che ancora mi piace rimarcare è che è stato anche così infangato col nome di Falcone Borsellino, quella scelta di quella piazza non è stata un caso. La scelta di quella piazza per fare questo concerto è stato un atto importante, perché quella piazza si chiama Falcone Borsellino, cioè la legalità prima di tutto, è stato fatto un errore, è stato chiesto scusa, stop, doveva finire lì. Invece no, è stato interessato il commissariato, il prefetto di cultura e l'ANAC. Cioè, sapete cos'è l'ANAC, signori miei? C'è l'ANAC è stata fatta funzionare negli ultimi due anni da questo governo Renzi e ha mandato su tre appalti importanti dagli anni Cantone per guardare i milioni di euro che qualcuno ha rubato, i milioni di euro che qualcuno ha rubato. Mose e al passo di Milano dell'Expo e ora il Giubileo. Cioè, stiamo parlando di qualcuno che si occupa di queste cose. Io mi auguro che Cantone leggerà quello che è stato probabilmente spedito, non so da chi, all'ANAC. Magari mi chiamerà e conoscerò Cantone, perché gli spiegherò chi siamo, cosa facciamo a Galatina. E quello che magari in passato c'è stato, non so, si racconterà un po' di cose, vorrà magari conoscere, perché loro devono conoscere anche culturalmente cosa c'è intorno, quello che è successo in passato. Magari prende altri Faldoni, prende altre cose, in tre anni non li conosco, lo sfiderò come Pepe dice che non sono pronto a fare assessore, no? Anche scrive anche dei lavori pubblici, lo sfiderò a prendere tutti i Faldoni delle gare d'appalto dei lavori pubblici, però gli dirò che anche magari da qui a 20 anni tutto quanto l'ufficio porta per uno strumento ufficio per ragione. Vabbè, ma non voglio andare oltre quelle che sono le mie adesso competenze da rispondere, eccetera. Comunque c'è adesso da rispondere effettivamente alla domanda, anche qualcuno mi ha fatto la poesia che mi piace, bellissimo, però non è risposto alla domanda. Allora, intanto dico che la richiesta per la realizzazione della manifestazione quel giorno, quando sono
anestesia ha chiesto tutto, con ambulanza, con l'uomo del palco, relazione acustica, con lo sforamento per la deroga, i bagni, per 100 persone che erano presenti, 150 persone che erano presenti in tutta la piazza, che significa che occupano 100 persone, 100 delle quali, praticamente 150 delle quali intorno al palco, cioè vedere la piazza dall'esterno, che sono andato lì alle 10 e mezzo, sembrava vuota, ma la piazza è immensa, quella piazza è immensa, più grande piazza da Pietro. Allora, è vero, quella richiesta l'ho firmata io, perché preso da una sorta di, come dire, di tutela paterna verso questi ragazzi, che non erano pronti probabilmente a firmare una montagna di carte per fare un concerto, che loro sembrava così strano firmare una montagna di carte, oppure probabilmente firmare una richiesta per la festa della sera, no? Venendo ingenuamente, evidentemente, sicuro, perché io ve lo dico con il cuore in mano, nella sostanza mi sono fatto carico di un problema che doveva trovare altra conclusione, vista l'intendenza però della convocazione, come era giusto che fosse, della convocazione della commissione di pubblico spettacolo, quindi vigili del fuoco, responsabili per l'acustica, responsabili per l'elettrico, ASL. Io ho firmato per guardare avanti, perché io sono qui come noi in questa amministrazione a risolvere, non a parlarne, a risolvere i problemi, magari senza pubblicizzarli, forse questo è il nostro difetto, ma a risolvere i problemi. E vi posso assicurare che stiamo risolvendo tanti problemi, poi ne vedremo delle belle al fine legislatura. Probabilmente questi problemi vengono anche da lontano, ma noi a testa e passa li stiamo risolvendo. E quel giorno che ho firmato l'autorizzazione, richiesta di autorizzazione, poteva essere anche negata, come dire, no? Richiesta di autorizzazione non mi è stata legata, gli è stato detto: ragazzi, fate questo, loro lo hanno fatto, ripeto, autoambulanza, protezione civile, bagni chimici, hanno fatto tutto, la manifestazione è stata fatta. Poi c'è stato qualcuno che ma sarà responsabilità di quel qualcuno che ha determinato il pubblico a dover avere delle conseguenze, non lo so io. Ok, voi attaccate me, benissimo, io vi ho risposto, spero che questa risposta che manterrò i giornali venisse pubblicata anche da chi, no? Un po' racconta due cose diverse ma non diverse. Per cui vediamo se ho risposto bene a queste domande. E il sindaco ha portato dal centro di Piazza con il suo assessore che hanno firmato libera di manifestazione generale di nota a margine, ora di indirizzo di nota a margine, quindi mi assumo tutte le mie responsabilità quel giorno per quella manifestazione, ho chiesto l'autorizzazione sua. Il presidente dell'associazione il giorno dopo mi ha detto: ma io devo firmare qualcosa, guarda, ho fatto già perché domani è la manifestazione, quindi grazie, ma l'avrei voluto firmare io, ma se ci siamo una volta chiesto chi doveva firmare, ma veramente ingenuamente mi prenderò responsabilità su quello che eventualmente dovrà essere, se ci sarà una continuazione di questi fatti. L'orario, bellissimo, l'orario è arrivato a tutti ormai lo sanno, perché l'hanno voluto utilizzare tutti sulla stampa, che la stessa voce di pagare 1.000 euro, rimaniamo 1.000 euro, non c'è problema, ma non perché sono uno sborione, perché ho detto sbagliato, vi posso solo dare un dato, negli ultimi 3 anni, ma credo che giusto che sia, non è stata fatta un verbale, uno di un verbale, perché scuola l'orario per le manifestazioni pubbliche, che ha sempre d'estate o 12 o 3 o 1 di notte come orario di chiusura. Premesso che contesto pure una cosa normativa che esiste, non mi interrompo, scusami, che sì, ma non mi interrompo, ragazzi, multe di 1.000 euro non mi risulta quello che non sta pagando, e nessuno mai si sogna di andare a chi organizza, chi si sogna di andare a organizzare, di fare il peso sulla mezz'ora, sull'ora, addirittura è stata fatta un'indagine giustamente su questo, perché c'era una denuncia che ripeto è stata inviata al prefetto, cioè mi piace questa cosa inviata al prefetto, e mi piacerebbe che il prefetto ne prendesse atto di questa cosa per verificare altre eventuali probabili problemi, non li posso avere fatto. Vediamo ancora se ho risposto a tutto. Ok, è stato concesso il patrocinio al comune, sì, è stato concesso. Se sono stati dati i contributi economici, sì, c'è un'associazione, una società che ha preso l'onere di fare la pubblicità, di fare la stampa, di fare la grafica. Non è stato un contributo, ma questa è il servizio. Sapete bene che le politiche giovanili hanno 0 persone che lavorano, le persone giovanili da un anno a questa parte,
Quindi per fare qualcosa o lo fa l'assessorato delle politiche giovanili con i suoi dipendenti, cosa che è praticamente impossibile anche sull'attuale perché due persone ci sono ma sono spesso in malattia per loro comunicare in salute, oppure si dà una prestazione di servizio, cioè gli si dice a questo punto guarda, noi dobbiamo fare questa manifestazione in tutta la sua interezza e puoi provvedere tu a organizzare tutto per pagare chi di competenza? Ok, sì, ma tra questo soggetto e me non c'è nessun rapporto, forse un ciao quando ci incontriamo. E per il resto io anzi lo ringrazio perché finalmente si trovano delle persone che fanno prestazioni di servizio. Se noi non trovassimo queste società che fanno prestazioni di servizio, noi non dovremmo organizzare nulla, perché prendiamo contributi dal nuovo azzerato, quindi non diamo contributi in più, prendiamo contributi da 100 euro per prestazioni di contributi. Quindi ci dobbiamo rivolgere a chi fa questo lavoro per cercare di farlo al meglio. Se andato non basta, perché poi succedono sempre mille problemi che se ci sono gli assessori e i consiglieri che si chiamano a lavorare insieme per organizzare l'evento, se fatto altrimenti è difficilissimo fare qualcosa. Per cui credo, sì, credo di aver finito e vi ricordo le sue appuntamenti, uno con il gioco finale si chiama Io ci provo, che è una vista tra vi chiedo di venire a Noma domani sera e poi c'è il punto di sindaco, faccio una comunicazione, poi se grazie a tutti. Facciamo intervenire per venire il sindaco. Sì, io volevo brevemente intervenire perché non sembrasse che in silenzio accettasse una situazione di questo tipo. Ecco, io volevo soltanto brevemente dire che il rapporto con le giovani generazioni a volte non può esaurirsi nella contestazione di forme procedurali. L'assessore si è preso le sue responsabilità e ha ammesso anche che in maniera forse ingenua, con eccesso di zelo, in un momento particolare dell'organizzazione si è preso le sue responsabilità, anche le responsabilità di là di quelle che derivavano. Questo mi ha fatto pubblicamente a me, sia nella forma sia nella costanza. Quindi richiamare atti di corruzione mi sembra oggettivamente una cosa che non sta dicendo niente. Io dico che vi è un conflitto di interesse a livello, perché Occio è stato trattato come ogni cittadino e si è beccato la multa di 1000 euro e adesso pagherà. E quindi non c'è stata nessuna. Nessun favoritismo verso una situazione istituzionale. Quindi io ho invitato l'assessore Boccioli a prendere il bollettino a pagare 1.030 euro di multa. Questo è il conflitto di interesse. Non c'è nessun conflitto di interesse, nessuna corruzione che si vuole qua paventare o simulare. Questa è la realtà dei fatti. Questa è l'incongruenza di una opposizione che non ha niente su cui poggiarsi e si poggia soltanto sulle lingue. Io, scusate se sono impulsivo in questa situazione, il sindaco quando ha fatto la delibera 250 ha dato soltanto le indicazioni e gli indirizzi generali all'assessore ha evidenziato i vari passaggi della manifestazione, la nota a margine, quella delibera 250 in cui venivano fatte proprio gli indirizzi generali, nella 278 che accoglieva la proposta di Punti, che è una prestazione di servizio, non è un contributo, per cui supportava, condivideva le attività giovani. Il 27 agosto per problemi legati a momenti organizzativi l'assessore Cocci con un eccesso di zero, secondo me anche troppo evidenziato, si è preso le responsabilità e quindi adesso ne paga le conseguenze in termini sanzionatori e quindi paga al di sopra di ogni sospetto, al di là di ogni favoritismo, come un qualunque cittadino. Questa è la corruzione. Grazie. Grazie sindaco. Passiamo alla replica. Consigliere Pedro, vuole parlare? Sì, grazie Presidente. Non interrompo quanto ha fatto l'assessore Conti. Ho ascoltato con interesse il comizio che poco fa l'assessore Conti ha voluto fare perché di questo si è trattato. Allora, delle due una, o non so scrivere bene io ed è probabile, che io non so descrivere bene, o comunque ci sono delle difficoltà molto evidenti.
ritrova lì da esterno, da tecnico, non lo so per quale motivo, a ricoprire quel ruolo. Ruolo che come lei anche in passato hanno ricoperto altri e che hanno destinato ben altre più importanti risorse all'assessore delle politiche giovanili, i cui risultati da lei parla di vent'anni, in vent'anni si sono visti e che comunque pian piano poi sono stati distrutti se consideriamo che ad esempio la struttura del centro progetto giovani e lì che l'acqua ed è chiusa, quando poi lei ha l'obbligo o comunque la responsabilità di individuare le risorse anche umane da destinare laddove c'è il nostro Come abbiamo anche evidenziato nell'interrogazione, è stato affidato anche l'incarico
durante la serata si è svolto un episodio molto grave che è stato anche pubblicizzato su internet, che ha visto la città di Gardina. Ritorni qui la corrente, non vediamo che c'è più.
le amministrazioni di soldi non le hanno mai viste. Per cui voglio dire, per carità di Dio, lei è sulla scia, però il suo impegno lo profonda pure, adesso un attimo, è proprio due secondi che lo consegna. Quel semaforo che abbiamo visto, che abbiamo aggiustato anche, è stato lì 20 giorni, voglio dire, lì parliamo anche di sicurezza. La piazza poi è un fattore prozedino, mi fa piacere che sia stata usata, perché gli scontri effettivamente poi, voglio dire, sono stati anche apprezzati. Serve a noi per liberare il nostro cuore da tante altre cose che non facciamo, perché quella piazza va come proseguita, quella che è rimasta quella che è rimarrà quella che è, che forse un altro assessore non deciderà di fare un'altra manifestazione. Voglio dire, gli sforzi per quella piazza lo hanno fatto, lo fa qui, lo fa la piazza, è Consigliere Avanti, prego.
rappresentati dalla voce pubblica del comune, no? Dei comuni, quindi non è un ente che ha effettivamente un esercizio di attività, ma viene alimentato dai contributi dei comuni che alimentano quello che dice è utile, non è altro che quello che resta dopo aver foraggiato una serie di spese. No? Quello che vorrei capire è se, fermo restando che noi dobbiamo prendere atto, se chi è andato a esprimere il proprio favore ha chiesto molto di alcune voci del gruppo economico, ma credo che questo debba rispondere all'architetto. Mi spiace, non c'è l'assessore Forti, dice sì, ma che lei ha fatto leggo che ha espresso proprio voto favorevole. Per esempio, se ha chiesto molto di consulenze tecniche per 36.000 euro, consulenze legali per 27.000 euro, altre consulenze per 65.000 euro, voglio dire, questo è un ente che ad oggi non so che cosa, che tipo di attività svolga, che viene alimentato dai contributi dei vari enti e che alimenta una serie di spese che vorrei capire se il vice sindaco ha chiesto, delle quali se il vice sindaco ha chiesto molto di queste spese prima di esprimere il proprio voto a favore, oppure se con la superficialità che secondo me la contraddistingue quando va in sede di assemblea per approvare i bilanci, dove sia il CSA, FIER e quant'altro, insomma, se qualcuno è in grado di rispondere. Altre dichiarazioni? No.
le motivazioni della scelta che verrà operata per l'avvio della procedura, che deve essere appunto una delibera di consiglio comunale, come abbiamo fatto in sostanza per rammentare con l'appalto dei rifiuti allo stesso modo. Ovviamente i presupposti normativi sono assolutamente identici, perché stiamo parlando, come ho detto, di un servizio a rilevanza economica. La cosa che è da specificare è che il servizio, mentre il servizio pubblico locale la cui relazione abbiamo approvato in Consiglio Comunale relativamente ai rifiuti, era un servizio pubblico locale a rete, nel senso che presupponeva una gestione di impianti associata, tant'è che noi siamo in un ambito regionale ottimale, quindi si chiama appunto servizio di gestione e servizio pubblico locale a rete. In questo caso invece è un servizio pubblico locale che viene gestito diciamo univocamente da ciascun comune, ma ai sensi di quanto prevede il codice della strada, perché il codice della strada dice che previa deliberazione della giunta si possono individuare le aree destinate a parcheggi per la sosta a pagamento e nell'ambito di una misura che viene stabilita dalla delibera di giunta. Noi avevamo una delibera di giunta nel comune di Galatina, erano state già individuate quando è stato fatto l'appalto di gestione di servizio del parcheggio con la CSA nel 2001. Poi ci sono stati degli aggiornamenti, diciamo, perché state previste delle agevolazioni, delle tariffe diciamo degli abbonamenti, e sono stati fatti anche degli aggiornamenti in termini di numero di parcheggi, che attualmente sono circa 640, compresi anche quelli della zona fiera, che vengono posti a pagamento solo per determinate manifestazioni. Quelli erano i 640, erano quelli l'appalto della CSA 635, insomma adesso il numero non lo ricordo a memoria. Poi è stata fatta una delibera di giunta recentissima, dove la nostra direzione di viabilità unitamente alla polizia locale ha rivisto ovviamente con le necessità attuali la situazione ed è stata approvata una delibera di giunta dove sono state delle nuove aree di parcheggio che sono circa 700, a pagamento che sono circa 700 ad oggi. Sono state fatte delle schede delle varie zone del territorio, per cui chiunque voglia prenderne visione può accedere a questa delibera. Ovviamente questa è una previsione di legge, cioè la giunta può deliberare quali sono le aree di sosta a pagamento, deve deliberarne le tariffe, questo è stato fatto, deve deliberarne le agevolazioni, questo è stato fatto. E quindi con questa delibera, con questa relazione, si approva unicamente la modalità di appalto. La modalità di appalto individuata, diciamo che la scelta operata è stata, si può dire, quasi obbligatoria. Infatti la procedura, a parte una procedura di gara di evidenza pubblica, perché è ovvio, per l'importo del servizio, deve essere per forza una procedura di evidenza pubblica, ma il modello procedimentale di affidamento è quella della concessione di servizi, che appare proprio quella dovuta in base alle caratteristiche delle prestazioni. Che cosa si può dire? La remunerazione del gestore non è una remunerazione, non sarà una remunerazione fissa, perché le modalità di appalto, qualora fosse un appalto, un normale appalto di servizi, stabilisce un canone, un corrispettivo che rimane fisso e invariabile per n anni in funzione della durata del servizio. In questo caso, benché da una verifica degli incassi introiti 2013-2014, meno male, sono abbastanza stabili questi introiti, però noi non abbiamo una certezza di corresponsione di una remunerazione all'impresa, alla futura ditta aggiudicataria. Pertanto l'appalto prende il nome di appalto di concessione di servizi.
quanto riguarda la propria, i propri introiti a ciò che l'utenza versa al gestore. È come se fosse la parte della gestione di una piscina, sarebbe la stessa cosa. Si fa una concessione però perché è in funzione dei costi che l'utenza versa al gestore della piscina. Quindi questa è la tipologia, diciamo la, il procedimento che viene prescelto. Per quanto riguarda la procedura di gara di evidenza pubblica, l'ho detto, si farà una procedura aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel senso che oltre all'offerta economica verranno stabiliti dei criteri sulla cui base l'operatore che parteciperà alla gara offrirà delle, delle migliorie. E le caratteristiche del servizio sono specificate nella sezione B. La cosa che ci interessa sono la descrizione della modalità di erogazione del servizio, perché in questa parte vengono evidenziate, viene evidenziato cosa noi chiediamo al gestore, cioè oltre alla gestione dei parcheggi, anche la vigilanza di sosta tramite il proprio personale e la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, delle attrezzature di tutte le installazioni fisse e mobili, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale. Quindi questi sono i tre aspetti, quindi gestione dei parcheggi, vigilanza della sosta anche con la possibilità di diventare ausiliari del traffico, quindi di effettuare multe come in funzione della gestione attuale, perché questa è un po' l'impostazione, e poi tutto ciò che riguarda la manutenzione. In più sarà prevista la sostituzione dei parcometri attuali con dei parcometri più moderni che possano prevedere una facilitazione del pagamento anche con dei prepagati, con del banco, ma cioè una facilitazione all'utilizzo. Questo è un po' un'altra condizione che verrà messa all'interno dell'appalto, sarà la famosa clausola sociale, cioè il mantenimento del personale presente, perché noi abbiamo una gestione attuale dove sono presenti e presenti un tot numero di personale, per cui si richiede la clausola sociale per il mantenimento del personale. Ovviamente per garantire, perché noi abbiamo fatto richiesto alla società che gestisce attualmente un ricavo, un'elencazione dei ricavi del settore parcheggi dell'anno 2013-2014, sulla base di questi dati noi metteremo, che probabilmente indicativamente stiamo, il capitolato è quasi completato, perché appena voi approverete, si approverete questa relazione, partiremo immediatamente con la procedura per essere nei termini entro il 31/12, così come è stato previsto nella proroga che è stata fatta attualmente. E si prevederà un canone minimo fisso attualmente per la metà, il centro sanitario ambiente versa un canone di 50.000 euro l'anno all'amministrazione comunale. L'idea è quella di mettere un canone fisso che sia superiore a questo importo per avere comunque un beneficio maggiore attuale. In più si prevederà una quota percentuale che verrà definita anche unitamente all'amministrazione sul surplus che eventualmente verrà introitato da parte del gestore sul pagamento dei parcheggi e sulle multe. Però verrà comunque garantito un canone fisso che deve essere superiore a quello che introitiamo, perché dobbiamo avere comunque un beneficio maggiore, visto che dagli introiti abbiamo comunque un importo consistente. La durata 5 anni, anche perché non si potrebbe fare meno, visto che chiediamo la sostituzione dei parcometri, non diventerebbe remunerativo. Sì, sì, infatti la proposta è di 5 anni, però nessuno vieta di farlo di più, insomma, di meno no, perché nessuno parteciperebbe a questo. Anche perché bisogna comunque sostenere i livelli occupazionali attuali, ma no? Questo è chiaramente. Non mi sembra che siano molto, nel senso che non so quanti parcheggi faranno, questa gara vedremo. Perché le parcheggi l'accessa forse c'è sempre rimesso qualcosa. Io
gestirà più, o almeno sicuramente non gestirà più il servizio dei fiumi. Ecco, e vorrei, se fosse possibile, Presidente, senza formalizzarlo solo come un'interrogazione, vorrei capire se l'architetto ci può dire a che punto siamo con l'aggiudicazione definitiva della, della gara dei rifiuti, e se è stata o se si sta valutando, come sento dire da più parti, l'opportunità di non aggiudicare definitivamente perché c'è la possibilità di errore. Ecco, se è possibile, non a me, Presidente, questo vuol dire si attiene sempre, consigliere avanti, consigliere.
da 1 fino a un massimo di 15. Evidente che ci sono strutture offerte come capienza, come possibilità di fare sport, quindi è chiaro che la forbice 1-15 significa proprio adattare l'appalto di gestione alla struttura. Questa è la mia sostanziale. Capiti? Che ci vede, che ci investe, che può essere il momento in
qualche risorsa per farlo, insomma. Votazione favorevoli. Allora, vediamo.